Orizzontale è uno studio di architetti, siamo qui nel nostro studio a Roma e ci occupiamo tendenzialmente di spazio pubblico, lo facciamo in modalità diverse, varie, attraverso processi di coinvolgimento degli abitanti, quindi di costruzione di comunità, attraverso la costruzione fisica dello spazio, quindi infrastrutture che possano servire alle persone per abitare lo spazio in maniera diversa, in maniera libera, in maniera aperta. E nasciamo nel 2010 qui a Roma. Abbiamo studiato tutti insieme all'Università La Sapienza e abbiamo cominciato, insomma, ad interessarci di questi temi, a mettere sul gruppo e poi piano piano, insomma, è diventato il nostro lavoro. Orizzontale è uno studio transdisciplinare, anche se siamo tutti architetti, ma diciamo, l'essenza del collettivo è la collaborazione con altre realtà lavorative, quelle che vengono a contatto con noi tramite progetti. Quindi spesso collaboriamo con artisti, comunicatori, sociologi. E la nostra pratica attraversa l'arte pubblica, la pianificazione urbana, l'architettura e l'autocostruzione, che ci serve come mezzo per attivare processi, realizzare le nostre opere e come esercizio di reazione a quelle che sono determinate input che il progetto non sempre ti dà quando lo tratti solo a distanza. L'azione tramite la costruzione ci serve per reagire e per settare il progetto in situ. Rispetto appunto all'ambito architettonico, il nostro approccio, specialmente nell'ambito dello spazio pubblico, oltre a quello di governare la costruzione, e condividendola poi con gli abitanti, con persone che partecipano a questi cantieri aperti, è l'utilizzo di architetture leggere, architetture temporanee, che ci permettono appunto di rispondere in maniera anche repentina a cambiamenti durante il processo realizzativo dell'opera. Ma soprattutto vogliono sperimentare possibili usi dei luoghi in cui interveniamo in modo tale da poter programmare anche modificabilità future del progetto stesso. Il tema è proprio trovare nuovi modi di abitare lo spazio pubblico e sistemi di collaborazione in senso lato, proprio per cercare di ricreare legami di comunità e reinventare appunto delle modalità nuove per stare insieme negli spazi collettivi. Abbiamo cominciato a lavorare insieme mentre eravamo ancora studenti. Dopo una serie di esperienze all'estero, comunque interesse personale per questi temi di ricerca e anche per la voglia un po' di cominciare a fare degli esperimenti concreti, quindi di costruzione fisica dello spazio, perché appunto sentivamo una certa distanza tra quello che studiavamo e che quello che poi era la città che abitavamo quotidianamente. Da lì, appunto, piano piano la nostra formazione si è accompagnata a questi esperimenti proprio concreti. Che ci hanno piano piano fatto fare esperienza di una serie di tecniche, di una serie di modalità di agire all'interno degli spazi e appunto all'inizio, insomma, in maniera un po' più embrionale, poi in maniera sempre più strutturata, abbiamo cominciato a farne una professione a tutto tondo. Orizzontale nasce, diciamo, una dimensione di precarietà, sia diciamo, lavorativa ma nel contesto, non nostro perché eravamo ancora tutti studenti, ma già si intuiva che comunque sarebbe stato difficile entrare nel mondo del lavoro. La voglia di trovare anche qualcosa che fosse di diverso, comunque trovare uno sfogo diverso a quello che poteva essere una pratica architettonica, che all'inizio ovviamente era tutt'altro che ovvia o già preformata, ma era, diciamo, una vita embrionale, insomma. Eravamo partiti da quelli che erano i nostri mezzi, anche per questo la costruzione come mezzo per fare e non aspettare che venisse una prima commissione. Quindi l'idea di lavorare sullo spazio pubblico è stato, diciamo, conseguenziale a guardarci intorno. Usciti dall'università o ancora all'università, diciamo, abbiamo preso come punto di riferimento la città che ci circondava, quindi messo in sinergia o diciamo, abbiamo fatto confluire quelle che erano le risorse che la città ci dava in termini di residui, di scarti. E quindi queste risorse sono diventate fondamentali per impostare il nostro lavoro, che poi si basa principalmente su una ricerca che è quella di dare una risposta architettonica che partiva con pratiche più vicine alla performance, diciamo, all'arte pubblica, con piccoli interventi di natura effimera, ipertemporanea, mettendo però in sinergia queste risorse che la città ci dava in termini di scarti materiali, quindi materiali di riciclo, spazi abbandonati, usi dimenticati della città, ci ha dato la possibilità di reinterpretare diciamo, il luogo dove abitiamo e quindi dare una risposta sia a noi stessi come persone, come abitanti,
e dare invece una risposta, un'ambizione a quelle che erano le nostre volontà da professionisti o da neoprofessionisti, insomma, da proto-professionisti. Che poi gli anni in cui abbiamo iniziato erano gli anni del, per esempio anche nella città di Roma, delle grandi trasformazioni, delle centralità, della creazione dei centri commerciali, dei nuovi quartieri, che già in America iniziavano il loro fallimento e qui continuavamo a farli, mentre Orizzontale è voluto entrare in quelle parti interstiziali, pertinenziali, come dicevamo prima, per un intervento diffuso che comunque poi immaginando di creare un sistema senza però dover intervenire su delle grandi pianificazioni che necessariamente non considerano tutte quelle parti di città che quotidianamente invece vengono vissute dalle persone anche in maniera spontanea e non programmata. Quello che abbiamo fatto poi inoltre è, noi veniamo da un periodo, come diceva Margherita, accademico in cui nell'università, nella scuola, si parlava ancora di grandi progetti, di grandi dimensioni e c'era ancora il periodo delle archistar come riferimenti. A posteriori di esperienze all'estero abbiamo visto altri approcci all'architettura e quello che abbiamo voluto fare è stato anche riportare l'architettura in una dimensione, in una scala più umana, più diretta, che coinvolgesse quegli spazi pertinenziali, quegli spazi che poi spesso non rientrano nella pianificazione urbana generale. Come dice Giuseppe, con la sinergia tra lo scarto urbano e lo scarto dell'immaginario, quindi attraverso i nostri interventi pop-up, quasi artistici se vogliamo, i primi interventi, volevamo andare a scardinare proprio dei modi di approcciare, di pensare agli spazi della città. Quindi appunto probabilmente è stato anche un voler ridimensionare la scala dell'intervento, umanizzandola in qualche modo. Questo tema di, diciamo, di accorciare le distanze sia nei tempi del processo e sia tra gli attori del processo. Quindi come professionisti sai che l'iter della realizzazione di un progetto architettonico spesso prevede un tempo molto lungo e una serie di attori che si passano la staffetta in un certo senso, mentre noi cercando di fare degli esperimenti a scala medio-piccola, in termini chiaramente di progetto architettonico, riuscivamo ad avere un controllo diretto su tutte queste fasi e a coinvolgere le persone a partecipare a tutte queste fasi. Quindi insomma era da un punto di vista di esperienza personale e di realizzazione professionale un modo diverso per entrare proprio concretamente nel tema della costruzione dello spazio pubblico. E poi negli anni si è rivelata una strategia vincente, insomma, questa di saper diciamo, trasformare diciamo, un dinamismo in termini di cambiamento della società, dei comportamenti, mobilità, eccetera, eccetera, per quello che riguarda tutto l'ambito diciamo, delle città. Saperlo trasformare invece in termini di progettualità dello spazio pubblico, con gli stessi caratteri di flessibilità, dinamicità, economicità, e quindi questo va in risposta a quelle che sono probabilmente un'intuizione che c'è stata 10 anni fa e che ora è molto tangibile, in quanto beh, sotto gli occhi di tutti, insomma, quanto la città debba ritrasformarsi a misura di, cioè, ritornare a una dimensione dell'individuo. E noi quello che cerchiamo di fare attraverso diciamo, i nostri processi di varia scala è quella di tornare ad una dimensione sia di qualità sia di quantità che sia più vicino a quello che sono i diritti dell'individuo, sia singolo che in collettività. Altro tema che mi veniva in mente sentendovi era il discorso adesso, diciamo, di quello che è successo quest'anno, insomma, l'esperienza della pandemia e quindi di una città che tutto insieme cambia, ha fatto ragionare molti, appunto, quello che diceva prima Giuseppe, che alla fine si è rivelato una strategia vincente, anche se è una strategia che, diciamo, richiede una certa sensibilità e quindi una certa attenzione a come viene utilizzata. Però il fatto che ci siano dei cambiamenti molto repentini che possono investire la nostra società e la nostra città fa sì che uno debba ripensare a dei sistemi un po' più agili di risposta a questi bisogni. Quindi sì, la pianificazione a grande scala, ma in parallelo una cosa che sia più flessibile, più agile, più leggera e che possa quindi rispondere tempestivamente a dei bisogni che intercorrono. Il ventaglio di committenza, se proprio, o di, diciamo, di proponenti, chi propone questo progetto, cioè un ventaglio abbastanza largo, che va dall'ente semiprivato, cioè fondazioni private con bilanci
fondi pubblici, associazioni di cittadini attivi, il pubblico, ci sta una piccola fetta che ancora ci ritagliamo autofinanziando i nostri progetti, soprattutto quelli che sono più vicini a, diciamo, sia al nostro contesto di quotidiano, quindi il nostro quartiere, che è anche stato uno dei territori con cui abbiamo sperimentato di più all'inizio. L'emittenza è abbastanza larga. È abbastanza larga e essendo un fenomeno in crescita, e quindi il lavoro che stiamo facendo è anche alimentare quella che è la massa critica rispetto a questo tipo di progetti e quindi a una sorta di clientela che funziona in ogni professione, in ogni professionalità. Cioè, diciamo, crediamo che pian piano, essendo comunque una materia pubblica e diciamo, di ricaduta sulla vita di tutti e quindi fondamentalmente di responsabilità del pubblico, si debba aumentare questa massa critica a far sì che il pubblico sia sempre più presente rispetto a questa tipologia che non solo noi proponiamo, insomma, non abbiamo inventato noi questa, diciamo, tipo, questa metodologia, diciamo, incrementale di studio, ricerca, azione per poi proporre una trasformazione, diciamo, piccoli passi o a grandi passi dello spazio pubblico, che però richiede anche una gestione, che non sempre riusciamo a fare noi, non sempre le associazioni, le fondazioni riescono in autonomia a garantire, quindi il pubblico è fondamentale. Nonostante noi lavoriamo principalmente nello spazio pubblico, quindi quello che verrebbe da pensare in maniera immediata è una collaborazione continuativa con le amministrazioni. Questo in realtà rispetto alle altre collaborazioni che ha nominato Giuseppe accade in realtà molto poco in percentuale, in quanto questo tipo di approccio, quindi l'architettura temporanea, il coinvolgimento degli abitanti o di partecipanti nella costruzione, l'apertura del cantiere, non è in qualche modo normato. Quindi continuamente sono sperimentazioni che vengono declinate di progetto in progetto con l'interlocutore. Poi operando nello spazio pubblico dobbiamo interloquire con l'amministrazione pubblica per tutta la parte che concerne i permessi, le occupazioni di suolo e anche lì cerchiamo di trovare nuove forme per poter intervenire nello spazio. Adesso, per esempio, stiamo facendo questo progetto Prossima Apertura, che è la nostra prima opera pubblica a livello di formale, un cantiere tradizionale, dove all'interno la sperimentalità sta proprio nell'aver inserito questo tipo di azioni all'interno di un'opera pubblica. Abbiamo immaginato insieme ai nostri collaboratori, al direttore della sicurezza, di far rientrare questo tipo di azioni proprio nell'ambito della sicurezza, giustificandole con un discorso di avvicinamento da parte degli abitanti al luogo e quindi un aumento della sicurezza, del controllo, della manutenzione dello spazio stesso, rafforzando questo legame. La prossima apertura per noi è un progetto pilota su cui, diciamo, abbiamo cominciato a forzare un po' la mano su quello che è lo schema tradizionale di costruzione dell'opera pubblica e speriamo, appunto, dovrebbe andare a compimento nei prossimi mesi, di riuscire a usarlo anche un po' come sponda per cercare di far sì che queste cose diventino. Perché appunto l'interesse culturale c'è, è la forma da una parte giuridica, burocratica, insomma, diciamo, la compartimentazione delle opere, delle azioni delle amministrazioni pubbliche e dall'altra un po' ancora di scetticismo sul fatto che effettivamente queste cose abbiano un significato che va al di là del un po' lo specchietto delle allodole in certi casi, ma che invece abbiano un significato fondante e fondamentale all'interno di una costruzione di uno spazio pubblico. Avendo creato appunto quelli che abbiamo voluto chiamare in questo modello sperimentale modulo pubblico e il modulo cantiere, dove il modulo cantiere segue le regole tradizionali di un cantiere che realizza una piazza, mentre il modulo pubblico è quello che al suo interno comprende tutte le attività integrate, le attività collaterali al cantiere, che sono i workshop di costruzione, i workshop di disegno, piuttosto che il progetto fotografico di Alessandro Imbriaco con gli abitanti, quindi una serie di azioni che normalmente non rientrerebbero nell'ambito dell'opera pubblica, ma che stiamo forzando un po' la mano per farle rientrare e far sì che possa diventare per noi un appiglio per i prossimi lavori. L'architettura temporanea è tecnicamente un'architettura a tempo determinato, che
che perciò non significa che sia per questo una cosa che deve scadere o perdere di senso, ma che invece è uno strumento, per come la intendiamo noi, per testare degli usi possibili, per mettere in campo una serie di progettualità e verificarne in corsa l'effettivo funzionamento, l'effettivo, diciamo, adeguamento e risposta ai bisogni di un luogo. Quindi sono degli esperimenti che a noi ci permettono anche di sperimentare, appunto, di forzare un po' la mano in termini creativi, compositivi, in termini di programma rispetto a un progetto permanente e che quindi sono un po' dei generatori in un certo senso. A quel punto ti possono dare il metro comunque come una cartina al tornasole per capire se la direzione può essere quella giusta e quindi continuare il processo in quella direzione o invece invertire la rotta e lasciarlo come un episodio. Esempio. Il quartiere è qui vicino, è un progetto che diciamo, è alla stessa età del nostro studio perché è uno spazio in cui abbiamo fatto una serie di progetti reiterati negli anni. Chiaramente sempre con maggiore consapevolezza e quindi con una sostanza e una serie di partner e una, diciamo, consistenza maggiore, in cui gli ultimi capitoli fatti nel 2017-2018 questa qua è una piazza che è stata per tanti anni abbandonata, uno spazio vuoto. A un certo punto è stato pavimentato, ma è rimasta una grande area comunque solo pavimentata, in un quartiere molto densamente popolato, multietnico, in cui quindi viene usata per gli usi più disparati. Però effettivamente non è completa, nello specifico non ha un nome, non ha toponomastica, cioè non ha un nome, insomma, carente di tante cose ancora. E il tema è cercare di trovare uno spunto per dialogare con le comunità locali e quindi cercare un indirizzo effettivamente in senso formale, in senso di programma. E il primo di questi ultimi due episodi a cui accennavo si chiama Iceberg ed era nello specifico una gradonata a più livelli, un tavolo per fare riunioni, per fare eventi, per fare pranzi, ma il tema, il tutto diciamo, messo insieme da questa grande grafica a terra sui temi appunto dell'iceberg, quindi una grande pavimentazione come il ghiaccio che si rompe da cui fiora l'iceberg, e il sistema diciamo, per raccontare questa cosa era dire che questa è la punta dell'iceberg che diciamo, fa emergere piano piano tutte queste potenzialità sommerse del quartiere. A seguire l'anno dopo si è sciolto l'iceberg ed è arrivato Largo. Largo è una grande barca, una grande imbarcazione che insiste sulla stessa pavimentazione e quindi diciamo, la dimensione narrativa e il racconto servono a ingaggiare le persone a fare un po' da punto di partenza per un dialogo invece che racconti proprio i temi dello stare insieme e del luogo. Infatti, è usuale, diciamo, parlare di architettura temporanea o di architettura effimera in termini negativi, insomma. In realtà, per come la vediamo noi, ci sono un'infinita serie di connotazioni positive, magari ne ha dette alcune, cioè, diciamo, lavorare con l'architettura come strumento di indagine attraverso forme, diciamo, che possono, diciamo, toccare tangenzialmente diciamo, altre sfere professionali, vedi la narrativa, quindi la comunicazione, strategia di intervento. Poi ci sta ovviamente la sua, diciamo, la connotazione dell'economicità di questi tipi di interventi, della spettacolarità di questi interventi, che comunque sono, a nostro parere, degli strumenti che ci servono tantissimo per l'ingaggio con la popolazione, con i cittadini, l'ingaggio e anche in qualche modo a rendere, diciamo, determinati interventi come l'iceberg o la stazione Samba o Urban Arts Units o un'infinità di altri progetti che abbiamo sviluppato attraverso un espediente narrativo per far sì che l'immaginario precedesse il progetto e che l'immaginario collettivo aiutasse all'integrazione del progetto stesso, anche se poi di breve durata, ma diciamo questo significato parallelo, questo significato che si aggrappa poi alla costruzione materiale rimane oltre, diciamo, l'intervento, quindi ecco dove per noi. E poi si trasforma bene in esperienza d'uso, e tu con l'esperienza d'uso e anche con la narrativa, questo racconto rimane e va ad arricchire quel valore che diceva Margherita, che va ben oltre la connotazione di breve durata dell'architettura temporanea. Ma della progettazione partecipata in realtà è un tema molto inflazionato, specialmente negli ultimi periodi. È un tema che spesso viene affrontato con quello che abbiamo imparato durante la nostra esperienza è che la forma di partecipazione che funziona di più è quella nell'azione, no? È partecipare nell'azione, quindi nel nostro caso è nell'azione di costruire, di realizzare uno spazio, di creare un legame.
Il problema è che mettere poi sullo stesso piano la figura del professionista, dell'architetto e un cittadino che a volte non ha gli strumenti per poter leggere una planimetria o poter immaginare un progetto urbano, un progetto di spazio pubblico nello specifico, in qualche modo svilisce le due figure. L'architetto si trova a fare una serie di domande alle quali le persone si aspettano delle risposte, che i loro desideri vengano esauditi, e dall'altra parte si crea una dinamica in cui le persone propongono, cioè dicono quello che secondo loro l'architetto si aspetta di sentirsi dire, no? Quindi si cade in una serie di stereotipi che passando dalla fontana ai giochi per bambini, all'area cani, quindi potremmo standardizzare gli spazi pubblici secondo appunto degli standard. Invece crediamo che abitare lo spazio, trovare dei pretesti che possa essere la costruzione, la condivisione, permette sia di creare un dialogo diretto, quindi scardinare quella distanza tra l'architetto e l'abitante, ma metterli insieme nello stesso tipo di azione, permette al professionista, all'architetto in questo caso, di vivere uno spazio per un tempo e quindi poterlo immaginare. E questa forse è la forma di partecipazione che noi utilizziamo più spesso. E raramente ci sono state delle grandi ostilità. La cosa che spesso, cioè la cosa che può accadere più facilmente è una diffidenza iniziale, che però poi si trasforma quasi sempre in grande entusiasmo quando si cominciano a vedere i primi risultati. Quindi persone che inizialmente dubitavano del progetto, poi le ritrovi a darti una mano, ma semplicemente magari a portarti una merenda, magari non partecipano alla costruzione vera e propria, però il terzo giorno che vedono che stai sotto casa, sotto al sole, con altre 10 persone a costruire, scende la signora con i biscotti e li ha preparati, e quindi si creano tutte queste dinamiche molto umane di relazione diretta con le persone che poi abitano i luoghi dove vai a intervenire, che fondamentalmente sono la committenza reale. Le persone che poi partecipano alla costruzione, che partecipano a questi processi, in realtà sono anch'essi la punta dell'iceberg, nel senso sono importantissimi anche se sono pochi, poi quelli effettivi che poi collaborano in tutte le fasi, perché poi in realtà sono un legante con una rete che è più fitta e più ampia rispetto a quello che sono il contesto dei cittadini, cioè uno non vale uno. Attraverso le tante, attraversando l'attivismo, quindi facendo degli errori, entrando in empatia con alcune situazioni, poi ce ne siamo amaramente pentiti. Abbiamo attraversato vari tipi di rapporto, perché poi in tutti i progetti dove si prova a fare collaborazione, cioè, insomma, a chiedere questo tipo di collaborazione, ci si entra sempre in una sorta di altra sfera, che non è più quella del tutto professionale, ma c'è molto di personale, di motivo, quindi ricadono vari altri tipi di dinamiche da controllare. C'è molto ascolto rispetto a quali sono le necessità e meno invece la retorica, molto meno la retorica della partecipazione a tutti i costi. La prossima apertura, che appunto è un'opera pubblica, mette in piedi due sistemi paralleli e coesistenti. Uno, appunto, è una costruzione di una piazza che è per certi versi completa, funzionalizzata e abitabile, però una quota parte di questa piazza, che è molto grande, in realtà rimane come una grande pavimentazione libera in cui noi stiamo svolgendo questi laboratori di costruzione. Il laboratorio di costruzione quindi serve, come si è detto prima, come sperimentazione di usi possibili, in cui la partecipazione è a tanti livelli, cioè partecipazione nella costruzione dell'oggetto, dell'infrastruttura, che significa da una parte dare un know-how alle persone su fare delle cose e farle insieme e legare queste persone allo spazio, quindi in un certo senso indirettamente fargliene avere una cura. E dall'altra è mettere in campo delle attrezzature, appunto, dei dispositivi che sono a tempo determinato, e che quindi vogliamo capire in termini concreti come le persone ne faranno uso. Quindi se potenzialmente questa piazza può avere un indirizzo di ulteriore funzionalizzazione, lo facciamo con una sperimentazione sul campo. Quindi la partecipazione è in questi termini richiesta come abitare questo spazio e vedere poi che tipo di indirizzo dargli. Anche perché abbiamo nell'incarico anche la progettazione del master plan dell'intero quartiere, quindi quello che vorremmo fare è analizzare i risultati di queste sperimentazioni, del
questionario che stanno portando avanti l'Associazione di Psicologi Sociali sul territorio per poter tirare fuori delle linee guida che ci permettano di elaborare appunto il master plan. Quindi diciamo c'è una partecipazione, c'è un ascolto della cittadinanza, ma è un ascolto, diciamo, se vogliamo, indiretto, no? Che non pone domande dirette che spesso portano a non avere le reali risposte, come dicevo prima, ma appunto una serie di azioni, una serie di interventi anche da altre figure professionali che nell'insieme dei loro risultati forniscono a noi come progettisti delle indicazioni per poter elaborare il progetto sull'intero quartiere. Quindi, ad esempio, per noi prossima apertura è un progetto di rigenerazione urbana tarato e misurato esattamente per quel territorio lì, per le risorse che potevano essere messe in campo, per il tipo di indagine che abbiamo potuto fare rispetto al territorio. I laboratori che facciamo di autocostruzione sono aperti a tutti, fondamentalmente vengono fatti con delle call aperte dove nella maggior parte dei casi rispondono studenti di architettura per interesse specifico, però in altri casi appunto ci siamo ritrovati con liberi cittadini, abitanti dei luoghi di intervento. Quello che noi facciamo è insegnare, ma a volte anche apprendere, perché in alcuni progetti ci è capitato di collaborare con alcuni cittadini che avevano delle professionalità specifiche nella costruzione, quindi magari abbiamo insegnato alcuni tipi di lavorazioni, ma allo stesso tempo abbiamo appreso cose nuove. Generalmente, soprattutto sulla parte delle costruzioni in legno, che facciamo un inizio di formazione, un graduale inserimento all'utilizzo degli attrezzi a seconda della loro difficoltà d'uso, per portare tutti e tutte i partecipanti a fine del laboratorio ad avere una competenza minima di utilizzo delle attrezzature. Il laboratorio di costruzione è parte delle azioni di partecipazione. Durante queste azioni dobbiamo costruire un tavolo su una piazza, dobbiamo costruire l'iceberg piuttosto che la barca. Facciamo una call dove ai partecipanti facciamo questa sorta di mini formazione per poter permettere l'utilizzo delle attrezzature, alla fine lasciamo un attestato. È usuale per noi differenziare i cantieri di costruzione e sono principalmente divisi in cantiere di costruzione e cantiere didattico di costruzione. Mentre nel cantiere di costruzione magari sono richieste competenze magari più approfondite rispetto al materiale o agli attrezzi, e poi ci sono cantieri didattici di costruzione che invece possono prevedere all'interno una sperimentalità diversa, un errore diverso, un dettaglio del progetto diverso che si può sviluppare e rimediare durante il periodo di costruzione. Come tutti i progetti che facciamo, a qualsiasi scala sia, a qualsiasi tipo di territorio investano, di solito ci interessa molto uno sguardo contestuale appunto al luogo in cui si inserisce. Quindi, ad esempio, per noi prossima apertura è un progetto di rigenerazione urbana tarato e misurato esattamente per quel territorio lì, per le risorse che potevano essere messe in campo, per il tipo di indagine che abbiamo potuto fare rispetto al territorio. La rigenerazione urbana è sicuramente un'azione di trasformazione fisica di un territorio, che però per noi deve essere necessariamente accompagnata da un processo appunto di ascolto, di ricerca e di coinvolgimento della cittadinanza, perché altrimenti se i due progetti sono slegati probabilmente non arriveranno mai a una sintesi. In caso prossima apertura lavora contemporaneamente, ma per una questione di possibilità rispetto al progetto, su entrambe le cose, per cercare poi di dare delle linee guida in futuro di possibile sviluppo. Quindi appunto la piazza diventa generatore, luogo di ricerca, luogo di coinvolgimento e poi ci darà poi dei risultati in termini di presenza, in termini di successo o meno di una serie di attività per cercare di indirizzare i passaggi futuri. Essendo un tema molto complesso e che va a toccare più temi, no? Quindi da quello fisico a quello umano, necessariamente ha bisogno di più punti di vista. Quindi quello che crediamo è che in questo caso il professionista, l'architetto, debba necessariamente dialogare con altre professionalità per poter agire in maniera capillare, in maniera completa. E ad oggi, diciamo, per quanto riguarda la parte burocratica, le leggi sulla rigenerazione urbana parlano ancora spesso e volentieri esclusivamente di riqualificazione edilizia, di efficientamento energetico, di edifici
o di interi quartieri, comparti di città, quando la rigenerazione urbana non può e non deve in nessun modo escludere la parte umana nell'atto di rigenerazione di un ambito di città. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai.